Cari allenatori, benvenuti alla seconda puntata dell'intervista. Qui dal discount alle mie spalle intervisteremo il secondo allenatore, l'inaffidabile Marco Volante. Ciao Marco. Un cretino. Ciao. Volevo... Volevamo ritagliare 5... Volevamo ritagliare un minuto in favore delle canne ad Amsterdam e delle prostitute ad Amsterdam. Sì, io... Un minuto per Amsterdam. Adesso la mia sciarpa... Si vede? Foto? Grazie. Allora, passiamo a noi. Da dove arriva e da dove vuole arrivare? Ah, io arrivo da Viarbino. Da dove vuoi arrivare? Ma a vincere il pantacalcio sicuramente. Gio, ma va. Gio, io voglio andare a allenare l'Inter. Parla un po'. Al posto Gio voglio. Non mi dai suggerire. Allora, fammi una domanda, va. Come si descriverebbe in una semplice frase? E basta! Ma queste domande... Non mi sono preparato a queste domande, è troppo difficile per me. Di che cosa ti occupi? Un'altra domanda. Dai! Ma che cazzo, cosa mi occupo? Di niente, oh. Non sono niente. Un pancazzista. Allora dillo, faccio sono niente. Sono un bastardo, faccio sono. Niente. Faccio un cazzo. Un emerito grossissimo cazzo, faccio il coglione. Tette o culo? Tette. Tette? Chi è quello? Chi è? Cazzo. Niente, questo culo... Chi è? La posizione che preferisci. Lo sei fatto per te, no? È carnevale per noi. Sì, un po'. Sì, no. Dai, vai. Ah, a me piace quando guardano. A me piace quando guardano. Allora. Che posizione preferisci? La classica pecorella. Dì una frase nel tuo dialetto. Vada via il kill. Ma che domanda che sei di Milano? Dopo gli ultimi... è milanese. Volante! Dopo gli ultimi risultati ottenuti, sì. In giro si mormora che gli inaffidabili siano gestiti da uno che non conosca il vocabolo calcio. Parla questo. Qua non ci siamo. Qua mi offendo. Io mi offendo e potrei... Me ne vado. No, me ne vado io. No. Fermiamo tutto qua, io me ne vado. Puntate alla B? No. Non puntata alla B? Io punto alla vittoria del campionato e purtroppo i miei ragazzi non hanno fino ad ora. Allegria signori. Allegria. Fino ad ora i miei ragazzi non hanno. Ma il tuo dialetto la fai in milanese e poi parli in brasiliano. Via. A vincere tante partite, ma secondo me a lungo andare la mia squadra farà dei buoni risultati. Dopo gli infortuni di uomini chiave ed altri problemi che hanno afflitto ed affliggono tuttora... Sempre sì, no? Sono intervista, amico, sempre sì, no? Mi sembri mia sorella a leggere. Sempre sì, no? Come cazzo leggi, oh? Leggi in San Paterno. Ha dominato l'intervista, sto cretino. Finiamo l'intervista, oh. Fino alla settimana prossima, ciao! No. Amica, c'è così in bocca, nel culo! Dai, vieni, dai! Sto cretino di Giorgio! Giorgio! Giorgio, ma andiamo a casa che siamo da voi, no? Giorgio! Allora... Allora... Si pone per l'allenatore la squadra del concetto di visione? No, che poi vado in macchina! Questo è l'italiano, proprio! In macchina! Dai, da fastidio così in macchina! Lì l'intervistatore che non sa l'italiano! Che domanda è? Si pone per l'allenatore la squadra del concetto di visione? Me la fai leggere per favore? Si pone per l'allenatore la squadra del concetto di divisione? Ma nel senso che ci dividiamo? Sì.
Ma assolutamente no, assolutamente no. Io e la mia squadra siamo molto attaccati e lo saremo fino alla fine del campionato. E sono sicuro, ribadisco, che i miei ragazzi mi daranno delle grosse soddisfazioni. Se dovesse, qual è, rispondere al vero, nell'ambito della tua personale gestione, quella che già molte testate definiscono come mediocrità? Io capisco, sono mediocrità. Perfetto. Rispondi. Io rispondo che secondo me, tu mi piaci. Secondo me, tu su chi cazzi? E fin lì. Questo può arrivare solo ultimo. Mi fai una domanda, oh. Ho fatto 10 domande, ma cagato il cazzo. Che domanda è, oh? Fammi una domanda giusta, no? Cioè, che cazzo? 2 più 2? Nell'eventualità, farebbe dei ritocchi alla rosa? Ma potrei, sì, anche perché a livello di difensori sono tutti infortunati. A livello di centrocampisti siamo messi non troppo bene. A livello da il parco attaccanti è un po', però ce la possiamo fare anche con i nostri giocatori. Se dovesse associare un aggettivo ad ogni formazione, cosa risponderebbe per Diego e Tino? Pulattoni raccomandati. Un aggettivo. Maurizio. Vabbè, tutti insieme. Maurizio Pisellone. Andrea. Pisellone poi non è un aggettivo. Andrea. Cazzone allora. Andrea. Andrea. E Zingaro. Nissin Guazzo. Chi sono? Li conosco, però. Chiavez è un bastardo. Caputino è uno sfigato perché c'ha due giocatori, tutti gli altri sono più scarsi di me. Todavello. Todagioia è una bella squadra, una bella squadra e potrebbe anche lui far bene. Bergantino Mimmo non lo so, non li conosco, basta. Angelo diavolo. Mosca merda. No, Maurizio. Di Flo, Fasciano. Fascio. Vincenzo. Montella. Per oggi è tutto dagli studi del Fantaliga, un saluto. Forza Toro. Chiaro, ci vediamo la settimana prossima. Forza Toro. Ciao. Forza Toro. Vaffanculo Gobbi di merda, gioca, vincete una partita ogni tanto. Ciao. No, basta che poi deve entrare in macchina.